Ciao Federico, ciao. Oggi vittoria fondamentale 7-4 contro i ragazzi dei Rangers. All'ultimo stavano per rimontare, ma la tua squadra ha resistito. Abbiamo notato durante questo girone d'andata un po' di alti e bassi ci sono stati tra i tuoi. Come mai? Che è successo? Guarda, purtroppo abbiamo cambiato molti giocatori, ci sono stati che erano della nostra vecchia squadra che purtroppo per un motivo o per l'altro non possono più farne parte, e abbiamo inserito dei nuovi elementi che ci stanno dando una mano. Perfetto. Poi adesso abbiamo cambiato modulo e quindi stiamo, diciamo, giocando meglio. Giochiamo al bombo. State carburando, abbiamo visto. State carburando, sì. Siamo alla seconda del girone di ritorno. Qual è ora l'obiettivo, nonostante i punti persi all'andata? Ma noi sicuramente adesso siamo a ridosso dei playoff, diciamo, e comunque il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro almeno. Abbiamo visto ultimamente sempre titolare D'Onofrio, che vi ha dato una grande mano. Verrà confermato oppure solo in caso di necessità viene chiamato? No, certamente Federico è importante per la nostra squadra. Adesso sono quattro partite già che è con noi e ci sta dando una grande mano, insomma, è un bel giocatore, cercheremo di farlo venire un po' a tutte le altre partite. Ok, ti ringrazio, alla prossima. Ciao Josef. Vittoria fondamentale oggi nel derby di Manchester. Nonostante le numerose assenze siete riusciti a prendere i tre punti. Qual è il segreto del vostro gruppo? Beh, allora, oggi era importante vincere intanto i tre punti, mancavano alcuni ragazzi, abbiamo fatto questa vittoria fondamentale, possiamo dire. E il segreto del nostro gruppo è essere compatti, siamo tutti amici, nonostante tutto, dopo le partite, qualunque risultato sia, è importante essere amici comunque. C'è stato qualche incidente di percorso durante questo girone di andata, ora a cosa puntate, visto che siamo già alla seconda di ritorno? Allora, gli incidenti di percorso abbiamo fatto, a parte gli infortuni, comunque abbiamo avuto questi incidenti, mentre alcune partite avete sofferto un po'. Sì, abbiamo sofferto alcune partite, abbiamo anche perso punti importanti. Comunque adesso è importante la ripresa, abbiamo resistito i tre punti, va bene così. Inoltre la nostra puntata, possiamo dire, è di cercare di vincere questo torneo al di là di tutto. Oggi migliore in campo, oltre al gruppo e quindi alla classifica finale, punti anche a vincere il miglior portiere o metti sempre davanti la tua squadra? Ovviamente, punto a vincere il miglior portiere, anche se la squadra è importante, se vinco io vince anche la mia difesa, comincia anche l'attacco che segna. Quindi okay. Fondamentale. Ti ringrazio, alla prossima. Ciao Marco. Ciao. Solamente un gol, potete pareggiare questa bellissima partita. Cosa è mancato al Paris Saint Germain oggi per raggiungere almeno un punto? Mancata un po' di cattiveria sotto porta. Abbiamo trovato comunque una buona squadra fisica, come ci piace giocare a noi. E niente, il discorso è che siamo stati spezzati avanti e dietro, abbiamo avuto difficoltà a ricostruire il gioco, a comunicare tra difesa e attacco. Però tutto sommato non ci lamentiamo più di tanto, dai. La formazione è sempre la stessa: Pagano, Micucci, Cuomo, Mori e... aiutami a finirla. Micucci e Taliani in porta. Italiani in porta e il 5 non abbiamo nominato. Grossi. Sempre gli stessi, praticamente avete quasi tutti una decina di presenze, il gruppo solidissimo, ma anche oggi abbiamo visto un po' di nervosismo, forse è questo che vi impedisce di puntare in alto? No, il discorso, magari un altro cambio servirebbe per far respirare un po' di più, soprattutto la difesa, e dare più lucidità all'attacco. Tutto sommato io confido nella squadra mia. Penso che siamo comunque una buona squadra, ce la possiamo giocare. Parlano anche i risultati, abbiamo comunque pareggiato con il Manchester City, vinto con la Sampdoria e con il Barcellona, e comunque sono squadre forti di questo torneo. Peccato per questa sconfitta, però andiamo avanti. Appunto, hai nominato, diciamo, le grandi del campionato. Qual è quella che secondo te potrà fare meglio in previsione delle finali? Ah, ne dico due che sono le mie preferite, sono Celtic e Manchester City. Perfetto, ciao, ringrazio Marco. Vittoria fondamentale contro il Paris Saint Germain, sudatissima fino all'ultimo, però siete riusciti a portare altri tre punti a casa. Un Lione che ultimamente ha dimostrato di essere cresciuto. Cosa è cambiato dall'inizio del torneo? Ma dall'inizio del torneo è cambiata solamente la convinzione che abbiamo nei nostri mezzi. La partita di oggi è la prova, perché è stata una partita più che tecnica, è stata messa sul piano fisico. Abbiamo incontrato una squadra molto preparata, di gente fatta, diciamo così,
fatta in un certo modo per il calcio, che secondo me è la mentalità giusta, quella che hanno messo loro in campo oggi, e noi abbiamo cercato di tenere testa, diciamo sopperendo anche ad una nostra, se vogliamo, mancanza di tecnicità, ecco, mettiamola così, però andando avanti con il campionato cerchiamo sempre di migliorare. Stiamo facendo bene, cerchiamo di cavalcare quest'onda positiva. Ovviamente la nostra aspettativa è quella di fare bene nella parte, diciamo, medio-bassa della classifica, perché non ci montiamo per niente la testa, insomma, adesso, per adesso va bene così. Adesso vediamo come proseguirà il campionato. Il campionato. Va bene così. Quindi, appunto, il segreto del tuo gruppo è forse la mentalità e la convinzione che avete, sì. Ma come hai detto te, è una partita che ha fatto vedere tanta grinta, soprattutto da parte tua, da parte del numero 9. Forse un bomber, un qualcuno che tecnicamente davanti potrebbe prendere in mano il reparto d'attacco, vi aiuterebbe o continuerete così? No, va bene così, perché noi il gruppo è questo, cerchiamo di andare avanti con questo gruppo, siamo più che altro un gruppo basato sull'amicizia e non su, diciamo così, un gruppo formato sulla voglia di vincere, ecco, mettiamola così. Noi, il nostro gruppo è questo, ci troviamo bene così e andiamo avanti con questo. Certo, un bomber farebbe comodo a tutti, però noi non abbiamo bisogno, andiamo avanti così, tanto le nostre aspettative sono quelle che ho detto poc'anzi, quindi ci divertiamo. Ok, ti ringrazio, ci vediamo alla prossima. Grazie a voi. Ciao.